campana, penso che durerà poco. E allora possiamo anche iniziare questa sera con un evento straordinario. Intanto io, carissimi amici, vi ringrazio e grazie per la vostra preziosa presenza. Quindi vi do il benvenuto ed è un grande piacere che lo faccio, perché siete tutti ospiti grandissimi. Oggi sono particolarmente contento perché circa una Margherita, dicevo che oggi sono particolarmente contento perché ancora una volta circa una Margherita, che è un prestigioso sodalizio che risale al 1835, io non finirò mai di dirlo, perché è una gemma nel settore di Termini Imerese, come tale va valutata, va portata all'esterno. Deve essere conosciuto questo circolo Margherita, perché è giusto che faccia anche la sua parte. E quindi oggi si pone come parte attiva di un importante evento, a mio avviso, e quindi apre le porte a tutti. Questo è il mio progetto, è il progetto della mia deputazione, che ho il mio onore di rappresentare insieme evidentemente a tutti i soci del circolo Margherita. Dicevo, abbiamo un tesoro e dobbiamo fare in modo di sfruttarlo, ponendola all'attenzione di tutta la comunità. Quindi posso dire che il circolo Margherita è anche un sodalizio sensibile ai problemi del nostro territorio. Desidero rivolgere un saluto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo evento, e quindi aspettavamo in effetti anche il sindaco dopo lo fatto, ma si vede che gli impegni... Sta arrivando, benissimo, grazie dottore. Credo che oggi per lui sia forse la prima uscita pubblica con tanti impegni istituzionali che lui ha. Quindi dicevo che voglio oggi ringraziare in modo particolare il dottor Agostino Porretto alla mia sinistra, che ho avuto il piacere oggi di conoscere. La profondità dell'anima di questo signore mi ha colpito molto. Ci eravamo già sentiti nei giorni precedenti e devo dire oggi conoscerlo di persona mi ha reso felice, devo dire, contentissimo. Però oggi il dottor Porretto, che conosciuto forse di più come dirigente dell'assessorato al turismo della nostra regione siciliana, oggi si presenta nella veste di editore, quindi per noi è un onore oggi averlo. Editore di una rivista importantissima che è Sicilia, l'isola del tesoro. Già il titolo la dice lunga, cosa possa significare. Svilupperemo ancora di più questi argomenti durante la serata. La rivista Sicilia, l'isola del tesoro, è una rivista quadrimestrale ed è ormai di importanza internazionale. Non solo per i suoi contenuti, ma anche per la sua stupenda grafica, che vi assicuro è veramente straordinaria. Perché è poi importante? Perché raggiunge un po' tutti i paesi d'Europa, raggiunge l'America, gli Stati Uniti d'America, raggiunge il Giappone, è un po' diffusa in tutto il mondo questa rivista. Pensate all'importanza che essa ha avuto sino ad ora. La rivista è nata nel 2004. Ed è una rivista, diciamo, nata quasi per scommessa, perché nel 2004, in quel periodo, la nostra terra sicuramente è stata martoriata, mortificata da eventi negativi che non sto qui a dire, ma che tutti potete immaginare, ma la rivista è nata anche, diciamo, in occasione di un ritrovamento importantissimo, a seguito di una battuta di pesca di un peschereccio capitanato da un certo Francesco Alaragna, che durante una battuta di pesca al largo di Mazara del Vallo, praticamente circa 60 miglia a 500 metri di profondità, trova impigliato nella sua rete un bronzo. Questo bronzo risale al IV secolo a.C. e il primo numero della rivista Sicilia, l'isola del tesoro, è nata praticamente a seguito di questo ritrovamento, cioè fa riferimento a questo ritrovamento, che si tratta quindi del sabbio danzante. Pensate, un ritrovamento storico
importanza mondiale, perché il Sacro, dopo essere stato restaurato presso il Centro Internazionale del Restauro a Roma, è stato restaurato con una tecnica sopraffina, una tecnica incredibile, è stato riportato al suo splendore, ha fatto un po' il giro del mondo, è stato in Giappone, è stato in America, è stato in Inghilterra, è stato un po' in tutto il mondo. Oggi è ritornato alla chiesa di Sant'Egidio a Bazzara del Vallo e credo che oggi i loro abitanti siano gelosi un po' di questa opera perché appartiene a loro e quindi è ritornato nella sede naturale, diciamo. Io a questo punto mi sono preso la briga e mi prendo la responsabilità perché non sono un professionista, però ho realizzato un filmato. Grazie Roberto, ho realizzato un filmato prendendo delle clip, mettendo insieme e quindi lavorando insieme agli amici Lions, ho realizzato un filmato sul ritrovamento del Sacro del Sante. È un avvenimento straordinario che è avvenuto nel 1998, in due riprese, perché prima hanno trovato una gamba e poi hanno trovato l'intero busto. Quindi possiamo iniziare allora con questo filmato. Spero di fare una cosa gradita perché è un omaggio che ho dedicato al mio amico dottor Porretto e spero che vi piaccia praticamente. Va bene, possiamo iniziare allora. Ho ascoltato il respiro del tempo in mille e mille anni di storia. Ho danzato per la speranza, la gioia, la vita e la passione. Ogni mio passo è rimasto scolpito per la Sicilia e i siciliani. Ho raccolto ogni sospiro che ha reso grande questa meravigliosa terra. Ho ballato ogni giorno e per sempre, da mille e mille anni, nel cuore del Mediterraneo, per raccontare come racconto ancora oggi al mondo intero. Siamo fermati nella zona di pesca a circa 60 miglia ad ovest da Mazara, che è una zona diciamo da poco esplorata perché era una calata da me scoperta, dove poco e niente si c'erano buttate le reti prima. L'abbiamo trovata quella zona ricca di pesce, quindi era ogni volta che noi dovevamo rientrare di solito ci facevamo diciamo la giornata dell'ultimo giorno prima del rientro la facevamo in quella zona. Però lì di strano c'era che ogni volta che calavamo la rete in quella zona, di solito al primo impatto, sarebbe quando la rete già dopo aver mollato 1500 metri di cavi, di solito poi tu vai in grani l'elica per andare avanti e incominciare lo strascico. Di solito ci capitava sempre che all'inizio la barca si fermava, non andava avanti, era come se era trattenuta nel fondale da qualcosa. E di solito quando queste cose succedono, succede perché la rete si impiglia in qualche cosa. E di solito quando è così ci strappa la rete e noi la ritiriamo su, per poi spostarci almeno di qualche miglio e riprovare nuovamente. Solo che lì di strano era che ogni volta che calavamo la rete succedeva questo: recuperavamo la rete, ma di strano c'era che la rete era sempre intera, non veniva mai strappata in nessuna parte perché non dava nessun segno di essersi impigliata in qualche parte. Siamo andati avanti, tutto normale, abbiamo finito la cala dopo due ore di strascico. Nel recuperare la rete notavo che c'era qualche cosa di pesante nella rete, perché con il vericello, con i manometri che ci abbiamo, quando c'è del peso anomalo lo rileviamo tramite la forza, il peso che porta con i segnali del manometro. Arrivata a una certa altezza dal fondo, quel peso che a noi ci sembrava
eccessivo, è ritornato tutto normale. Comunque abbiamo salpato, abbiamo messo su i divergenti, abbiamo incominciato a tirare la rete. Nel frattempo che tiravamo, avevamo tirato mezza rete, in una parte della rete c'era uno strappo e in quello strappo c'era impigliata una gamba di statua. E di lì abbiamo capito che quindi il peso che si era alleggerito doveva essere quello che si era staccato da quella gamba e ci ha lasciato come segnale solo la gamba. Poi il giorno 4 marzo del 98, come ripeto, eravamo in navigazione verso Mazara, che venivamo dal nord di Biserta dopo una battuta di pesca. Ci siamo fermati in quella zona e guarda caso, quando meno ce la siamo aspettati, stavamo salpando la rete, io parlavo con un mio collega alla radio, sento gridare da poppa la statua, la statua, la statua. Mi sembrava che mi prendevano in giro, perché prima era successo che loro lo facevano apposta per farmi correre ad andare a vedere, invece non c'era niente. E l'ho preso alla leggera, perché niente, la solita presa in giro dell'equipaggio. Invece era vero, erano tutte saltellanti a vedere quella statua impigliata nella rete. Automaticamente ci siamo fermati subito di tirare la rete, perché sennò c'era il rischio che si rompeva di più se la mettavamo a bordo così per com'era uscita dall'acqua. Ci siamo fermati, l'abbiamo alleggerita con le manichette d'acqua perché era piena di fango. Poi piano piano, due persone si sono poste fuori, diciamo, con il mezzo corpo fuori dalla barca, dalla poppa, e l'abbiamo messa a bordo come se era un naufrago trovato impigliato nella rete e aveva bisogno di assistenza. Quei 7 ore nessuno ha dormito, ci siamo tutti seduti attorno a contemplarla, a guardarla, perché lo sapevamo che dal rientro a Mazara se lo prendevano e lì finiva la nostra storia. Subito vedendo le immagini che si riferiscono a questo ritrovamento eccezionale che opera per quanto riguarda l'attribuzione del professor Paolo Moreno. Ne parleremo subito dopo, intanto vediamo le immagini. Il più felice è il comandante del peschereccio, Capitan Ciccio. È stato lui a ritrovarsi nelle grandi reti calate a 60 miglia da Mazara del Vallo la statua di bronzo in compagnia di pesci di ogni tipo. Prima stupore, poi grande gioia e quindi l'ordine di stare a bordo da 485 metri di profondità. La rete e l'importante reperto archeologico. Sulla banchina mancavano 10 minuti alla mezzanotte, attesa tra i pescatori. Il comandante via radio annuncia l'arrivo e dalla poppa affiora il colosso del vento. Voi avete calato le reti e cosa è successo? Abbiamo terminato la cala, ho visto che la rete portava un peso in più di quello che doveva essere. Dicendo al capo pesca di fare attenzione che c'era peso nella rete, abbiamo rinvenuto poi che c'era la famosa statua. Nelle reti del peschereccio già 7 mesi fa era rimasta impigliata una gamba bronzea che appartiene alla stessa statua. Intanto si studia la statua che dovrebbe simboleggiare Eolo, il dio greco. Da una prima ricognizione il reperto viene fatto risalire al periodo tardo ellenistico, tra la fine del secondo ed il primo secolo avanti Cristo. Ecco, sono immagini tratte dal TG regionale della Sicilia, è un ritrovamento molto emozionante, eccezionale, e l'attribuzione del nome della scultura bronzea e del relativo autore si deve al professor Paolo Moreno.
Allora, vogliamo ripercorrere le tappe di questo ritrovamento che intanto dobbiamo dire anche ad opera di chi è, perché è un ritrovamento casuale in qualche modo. Sì, il ritrovamento è a opera del comandante della barca che è stato visto anche adesso nel breve documentario. Il peschereccio Capitan Ciccio. Sì, e lui è Francesco Adragna, il comandante. E la cosa è stata subito evidente nella sua importanza. È stato dato questo nome di Eolo, che in Sicilia è evidentemente una suggestione viva, perché sono le isole Eolie che ricordano il dio dei venti, e solo per il fatto che la figura ha le orecchie aguzze, come le avevano di fatto anche le personificazioni dei venti. Però poi si è visto che c'era il foro per la coda dietro alla figura, quindi non si è subito parlato di un satiro. Si è parlato di un satiro, satiro danzante. Ecco, la definizione di satiro in estasi l'ho data sollecitamente perché nei repertori già noti di immagini di satiri esisteva questo schema. Era conosciuto dalle gemme e dai sarcofagi. E la fortuna è stata di riconoscerla immediatamente, la figura. Professore, quindi... cosa intende lei per immediatamente? Perché questo ritrovamento si è verificato nel 1998. Adesso gli italiani possono godere il mondo di questa di quest'opera e siamo nel 2003. Quanto tempo ci è voluto perché lei riconoscesse subito l'opera e poi l'autore? Il riconoscimento è stato immediato, adesso non mi ricordo in che mese, ma pochi mesi di distanza. Proprio immediato, lo segnalai sulla rivista Archeo nel 98. Quindi a breve distanza, che fosse il satiro in estasi di quel tipo. Arrivare poi a capire quale fosse l'autore all'epoca è stato complesso. Queste immagini sono le immagini del medaglione che ritrae, ce le può illustrare? Sì, questo è un documento molto importante, uno dei primi che ho proposto e rimane uno dei più importanti, cioè è una gemma che si trova al Museo di Napoli e ha il vantaggio di darci la figura completa con gli attributi che ha perduto nel reperto. Cioè manca il vaso per il vino che era tenuto nella sinistra, manca l'asta, il tirso che era sacro al culto di Bacco, la pelle di pantera sul braccio. E con questi abbiamo una integrazione assolutamente logica di quello che ci resta. A chi è stata attribuita quest'opera? Di chi è opera? A questo ci si è arrivati negli ultimi tempi, cioè dopo che la pulizia esemplare fatta all'Istituto del Restauro per mano soprattutto di Paola Donati con la direzione di Roberto Pezziaggi. Istituto del Restauro di Roma. Istituto Centrale del Restauro, sì, a Roma. Ecco, questo ha dato la possibilità di leggere la pelle di questa figura per lunghi tratti, dove non era stata erosa dal mare. E si è visto che mancava quell'enfasi che è propria del barocco ellenistico, cioè che bisognava salire più indietro dell'ellenismo, come invece si era pensato in un primo momento. E i confronti hanno portato addirittura a Prassitele. Quindi IV secolo avanti Cristo. Sì, nel IV secolo avanti Cristo, ma soprattutto con la possibilità di dare un nome alla figura, perché c'era un piccolo mistero su un'opera di Prassitele perduta. Ossia? È un passo dello scrittore latino Plinio, il quale tra le figure di bronzo di Prassitele, perché lui distingue quelle di marmo e quelle di bronzo, ricorda un satiro che considera famoso, cioè nobilis, e aggiunge i greci lo chiamano periboetos. E questo si era sempre pensato che fosse un sinonimo di nobilis, cioè che significasse anch'esso famoso, il che può essere. Beh, la piccola scoperta è stata che però al tempo di Prassitele le fonti davano un significato diverso, che era proprio l'invasato, il folle, colui che emette grida disordinate, un movimento discinetico. Viene indicato proprio anche da Platone? In Platone, appunto, sì. E anche in Eschilo, un po' prima del nostro Prassitele. Quindi Platone è proprio vicino, contemporaneo di Prassitele, soprattutto Prassitele realizzava le sue opere secondo una ideologia che era quella di Platone. E quindi trovare questo termine è un cortocircuito, ecco, che ci dà... Dove si trovava originariamente l'opera, che è stata poi ritrovata invece a Mazara del Vallo, nelle acque? Plinio non dice dove era, dice solo che era famoso, quindi vuol dire che a Roma era conosciuto, poteva trovarsi a Roma. Entra il discorso di come è arrivata in mare. Ecco, come è arrivata in mare? Può essere un passaggio tardo. In realtà molti di questi grandi bronzi potrebbero essere finiti in mare al tempo di Costantino, quando ci fu un transito molto intenso da Roma verso Costantinopoli e da città della Grecia verso Roma per ripopolare Roma delle statue di cui era stata privata.
perché la statua è vissuta, ci sono più di 60 documenti che la riproducono, quindi era veramente nobilis, come dice Plinio, molto nota. È stato di vostro gradimento. Io devo ringraziare anche il mio amico Salvatore Albamonte che mi ha aiutato nel mettere insieme questo filmato e devo dire che anche a mio avviso suscita un po' di interesse. È legato strettamente, dicevo, al primo numero della rivista Sicilia di Isola del Tesoro. Siamo al 2004, il primo numero è uscito nel 2004. Bene, il titolo Sicilia, l'isola del tesoro, ormai il titolo secondo me è stato appropriato, intanto per la suggestione che ci trasferisce e principalmente per i contenuti che essa ha. Quindi oggi parleremo, ci occuperemo con il dottor Porretto del patrimonio Sicilia, sotto tantissimi aspetti, l'aspetto culturale, l'aspetto storico, l'aspetto archeologico, l'aspetto economico, l'aspetto finanziario, enogastronomico, perché pensate come sia importante l'enogastronomia siciliana che ormai è conosciuta anche in tutto il mondo. Ci occuperemo anche della comunicazione, non cosa da poco, e anche del turismo. E sappiamo tutti che il turismo oggi può diventare il volano per la ripartenza della Sicilia nel mondo. Ma di tutto questo ve ne parlerà il dottor Porretto in maniera molto più ampia e più professionale sicuramente. Devo ringraziare anche due amici, Ettore Amodeo, presidente di Termini Ostro, devo ringraziare Giusi D'Asaro, presidente di Termini Nella Cerere, che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di questo video, e li ringrazio per la loro disponibilità. Io vorrei cedere a questo punto, Ettore, il microfono un attimo a te, perché volevi dare un saluto brevissimo, ma comunque da fare. Grazie. Signor Sindaco, buonasera. La ringrazio. Ringrazio il signor Sindaco che ci è venuto a trovare. Credo che sia la prima uscita pubblica, Salvatore, no? Prova la divisa, va bene, avviene a circa la Margherita, casualmente. So che hai tanti impegni stasera, istituzionali, che evidentemente occuperanno parte del tuo tempo. Quindi io voglierei subito al volo l'occasione per darti il microfono, se vuoi fare un saluto, anche breve, ma puoi farlo. Vuoi riposarti un attimino? Allora passo la parola ad Amodeo e poi al sindaco. Buonasera, grazie, non voglio rubare molto tempo.
Io do un saluto a tutti io come presidente dell'Associazione di Venezia, di Giusi Casa, presidente pure dell'Associazione di Venezia, e del delegato di zona che dice che è presente oggi fino a Guadalì, che è un allora che impegno della zona e voluto essere presente nel zona. Ma un grazie, e poi ringrazio me per quello che abbiamo fatto. Io come presidente dell'Associazione voglio ringraziare il presidente Cicco Giovanni Chigi per quello che ha fatto quest'anno e perché ancora una volta ha aperto questi splendidi saloni prestigiosi del circolo per essere ancora un evento culturale di una certa importanza. E non è il primo, diciamo già un mese di fa con il convegno di Sesicolo, che è stato un convegno molto importante che ha curato sia Roberto che Mauro, il marino che è qui presente, e non so anche il convegno che abbiamo fatto insieme all'altro. Grazie pure, voglio salutare e ben tornare, diciamo, al dottore Poletto. Il dottore Poletto che ancora una volta è venuto a tenere per presentare l'amministrazione del tesoro e si è messo sempre all'attenzione una città come Termini di Venezia, ultimamente, perché nell'isola del tesoro Termini di Venezia ha un ruolo, secondo me, importante. Non so perché al centro della Sicilia e si deve passare da lì in mezzo, ma perché ha dei territori importanti e molti forse non conoscenza. Imera è uno di questi. Roberto, da anni che si dedica a Imera, Commenti, Sesicolo, e non è pure. Ma soprattutto abbiamo per esempio una cultura, un'immacolata, che abbiamo presentato nella rivista scorsa, abbiamo parlato dell'Immacolata, abbiamo parlato dal Sacro, come dal Cardinale dell'Italia, del Giro di Sicilia, nella Cardinatoria e oggi anche nel Museo del Museo del Duomo di Termini di Venezia, il Museo di Capesso. C'è altro, ce n'è enorme, al Museo di Termini di Venezia, abbiamo visto di qualcosa che abbiamo parlato di tanta oggi, si potrebbe parlare di molte altre cose di Termini che insomma. Perciò, in seguito speriamo che ci siano altre aperture per questa rivista su Termini. Vedo la presenza pure di Mimmo Campisi che diciamo che ha scritto diversi libri sul Pascalo e anche lui potrebbe pure inserire qualche articolo, essendo l'arco del vostro, inserire qualche articolo su Termini. Ringrazio pure la presenza in generale e l'uscita a quartiere generale Mario Pilano, qui presente, in saluto. Ma soprattutto ringrazio il sindaco di Termini, che è venuto giusto a donare che ha fatto un messaggio che sono arrivato. E c'è ancora da fare il morto alle sue lezioni, e c'è ancora da fare. Grazie sindaco, grazie dottor per quello che ha fatto negli ultimi anni a Termini, e come ha aperto quest'anno anche all'associazione Lions, e per quello che abbiamo fatto assieme. Non possiamo dimenticare quello che abbiamo fatto con Sesicolo, tutti i pannelli che abbiamo messi, la manifestazione di Sesicolo e tutta una serie di Termini romani in cui Roberto, tutta una serie di Terra Mauro, Roberto Renzi abbiamo fatto. Continuiamo, dovremmo continuare ancora con l'AIOS che siamo sempre pronti a portare avanti iniziative per l'interesse comune di Termini. Io non ho forse di nuovo di dimenticato troppo. Mi fermo, qui lascio la parola al presidente che modera, che naturalmente. Grazie. Grazie. I tempi sono tantissimi, quindi si potrebbe impiegare tutto il tempo che si vuole, quindi è un sacrificio quello che si fa di tenersi un po' dentro i tempi. A questo punto il signor sindaco le passo il microfono e vi saluto. Fatto è la prima uscita pubblica, però è soltanto di usato perché insomma, il voto di domenica scorsa mi consente di portare avanti le cose che abbiamo fatto e quindi la pubblica riconoscenza da parte di Ettore Amodeo mi sembra il tratto più significativo di un lavoro che bisogna continuare, che bisogna anzi ancor più valorizzare. Nel recente passato
per la seconda volta rivedo qui un mio collega. Nel suo palmarès c'è sicuramente il periodo in quando, allorquando non c'erano i dipartimenti ma c'erano le direzioni, ed era il direttore dell'assessorato regionale al turismo, in anni in cui c'erano le risorse finanziarie, anni in cui era un piacere fare il direttore, ed era un piacere sicuramente freggiarsi della possibilità di poter valorizzare quest'isola bellissima, quest'isola che è davvero un tesoro a cielo aperto. E penso che il titolo della rivista, che tra l'altro conosco e che sicuramente oggi qui sarà di nuovo novellato a tutti voi, è uno strumento importante, perché la qualità della rivista, la qualità degli articoli, la qualità della carta, la qualità delle immagini fotografiche è sicuramente il segno più evidente di come esaltare la bellezza di questo territorio. In queste ore, proprio mentre guardavo questa icona che rappresentava il vostro momento di approfondimento di oggi, mi venivano in mente alcuni tratti salienti dell'ultima campagna elettorale, forse per la prima volta davvero la questione valorizzazione del patrimonio culturale, rilancio turistico del nostro territorio sono stati i punti fondanti dei due programmi, dei due candidati a sindaco che poi hanno visto l'ultimo turno di ballottaggio. Io penso che non ci siano ricette che vincono e ricette che perdono. Io penso che ci sono ricette che hanno avuto un suffragio un po' più largo e che hanno la responsabilità del governo di dover recuperare parte importante di ciò che c'era negli altri programmi, perché io penso che la ricetta della valorizzazione del patrimonio culturale e l'avvio di una riqualificazione turistica, di un rilancio turistico del nostro territorio sia condizione indispensabile per tentare di cambiare la vocazione di questo territorio, vocazione che non è certo patrimonio della nostra identità, ma che è stata frutto di scelte forse scellerate degli anni 70. Oggi abbiamo due ricette, penso che su quelle bisogna continuare a lavorare. Da una parte una ricetta che prevede con un tratto di gomma cancellare l'area industriale, e dall'altro lato la mia idea, che ha avuto un suffragio un po' più largo da parte degli elettori, quella di valorizzare il nostro patrimonio culturale che c'è dentro la città, di pensare alle acque termali non più come soltanto un'opportunità legata al Servizio Sanitario Nazionale, ma farlo diventare davvero il cuore pulsante della parte bassa della nostra città. E tutto questo messo insieme con il porto turistico, che fino ad oggi non abbiamo avuto la capacità di mettere in campo, può essere una prima iniziativa spot che possa farci toccare con mano che cosa significa per un territorio confrontarsi con una mission difficile, che è quella del turismo, ma anche della destagionalizzazione. Io penso che se questa prima iniziativa, alla quale sono affezionato, non fosse altro che questo brand Parco Termale Imerese, è stato coniato nel 2009 sotto l'amministrazione che ho l'onore di presiedere, dovesse funzionare così come mi auguro, io penso che questo territorio poi si debba interrogare se può fare anche qualcosa di più e pensare che se la reindustrializzazione non arriva, tentare una ridisegnazione, un ridisegno dell'area industriale cercando di contingentarla e di legarla semplicemente a quelle strutture che ancora sono produttive. Però io penso che in questo momento noi abbiamo bisogno di alleanze, di sinergie, di convergenze e soprattutto di una grande coesione. Io penso che non ci si possa scontrare ancora su queste due idee, ne dobbiamo iniziare una sulla quale abbiamo seminato in questi 5 anni, abbiamo un programma di interventi che oramai è immaturo, che ha trovato accoglienza nell'ambito dell'asse 6. Penso che alcune di queste opere sicuramente saranno realizzate nell'arco dei prossimi 5 anni e quindi potremo toccare con mano sia se l'intervento infrastrutturale ha funzionato ed è utile al rilancio turistico, ma anche alla logistica e alla mobilità della nostra città, e poi pensare di fare qualcos'altro. Questo penso che sia un messaggio importante che si possa coniugare con un'iniziativa di grande profilo culturale che pone al centro lo strumento che è la rivista l'Isola del Tesoro, che ha un unico fine: valorizzare le tante eccellenze della nostra terra che molto spesso sono o
essere sottaciute o sono dimenticate. È chiaro che per fare questo bisogna fare sistema. In questa città ci sono troppi beni che sono chiusi, che riusciamo ad aprire soltanto in rare occasioni. Però poi quando cerchiamo di farlo un po' più sistematicamente bisogna trovare da una parte la generosità di chi si vuole prestare a quest'opera, ma dall'altra parte anche la disponibilità, ad esempio, della Arcidiocesi di Palermo di consentirci in qualche maniera di poterle usare. E quindi le sinergie, qui il Circolo Margherita, il Palermo, ma anche i saperi che vengono alla Palermo, ma non siano corretti, ci possono aiutare. Diceva Ettore, rimediando il moto della campagna elettorale, c'è ancora da fare, proviamo a farlo insieme con grande umiltà ma con grande determinazione. Grazie. In buona sostanza dobbiamo valorizzare il patrimonio Sicilia, dobbiamo cercare il modo che questa Sicilia riparta verso il giusto, e solo secondo me attraverso il turismo possiamo riuscire a rendere la Sicilia più importante e per quello che effettivamente Dio Natura le ha dato. Abbiamo un posto che è straordinario e quindi è giusto valorizzarla. E occasioni come queste che permettono al Circolo Margherita di dare un piccolo contributo, io sono felice stasera per questo piccolo contributo che il Circolo Margherita riesce a dare con eventi di questo tipo. Io sarò il presidente sino al mese di ottobre prossimo, per cui sono prossimo alla scadenza, ma mi auguro che questo percorso intrapreso, che abbiamo già fatto, come ha detto bene Ettore, abbiamo intrapreso un percorso di miglioramento culturale del territorio e noi dobbiamo dare quel piccolo contributo che ci è possibile dare. È poco, però sicuramente è un contributo. Bene, io adesso non ho finito, ancora solo poche cose, ringrazio il mio amico architetto Roberto Tedesco. Dicevo poco fa che la presentazione della rivista L'Isola, Sicilia, l'Isola del Tesoro, presentiamo noi l'ultimo numero stasera. Perché? Perché in questo numero abbiamo due articoli. Un articolo riguarda, è stato fatto dal nostro amico architetto Roberto Tedesco, con Imera, Tramiti, Riti e Leggende. E un altro articolo invece è stato fatto dalla professoressa Donatella Aiello, che io ieri ho conosciuto, e qui sono riso per potermi conquistare, perché è veramente una ragazza in gamba, oltre che preparata professionalmente. E Donatella si è occupata invece del Museo del Duomo tra memoria e devozione, e che ringrazio di cuore. Un ultimo saluto volevo farlo a padre, a Don Francesco Ancuso, che è il parroco della Maggior Chiesa, e che ringrazio particolarmente perché so essere lui quello che ha voluto fortemente la nascita del Museo della Maggior Chiesa, utilizzando fondi di Agenda 2000, mi sembra, e quindi utilizzando bene quelle risorse che possono creare qualcosa. Ma ringrazio anche il dottor Giunta che si è attivato anche per l'uscita di questo evento. Io credo di aver concluso con i saluti a tutti, poi inizieremo con la presentazione di alcuni video e di altre cose. E allora io desidero trasmettere un semplice messaggio, ed è questo il messaggio: facciamo in modo di essere profondamente orgogliosi di essere siciliani. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille per l'attenzione. Io credo che possiamo iniziare con il primo intervento da parte dell'architetto Roberto Tedesco. Grazie. Io mi alzo e prendo subito. Farò vedere le slide. Quindi. Prova. Sentite. Faccio la faccia. E allora, intanto grazie al presidente del Circolo Margherita, dottore Giovanni Stringi, e grazie ovviamente ai Lions e ai Club, al dottore Amodeo e alla dottoressa D'Asaro,
e ovviamente colgo anche l'occasione per ringraziare. Sto al centro, dopo le spalle ti chiedo scusa, però adesso dovrò manovrare il computer. Voglio anche ringraziare doppiamente il dottore Porretto, sia perché mi ha dato la possibilità di dare il mio modestissimo contributo all'interno di questa preziosa rivista, ma tutto anche perché da siciliano mi sento veramente orgoglioso di poter partecipare a una iniziativa editoriale come appunto questa che porta avanti il dottore Porretto, quindi doppiamente grazie. Ma solo un piccolo problema tecnico che risolviamo subito. Ecco. E, oggi io mi seguo un attimo. E allora, oggi io voglio semplicemente continuare un po' il discorso che ho fatto anche nell'articolo, dando intanto un inquadramento generale, sostanzialmente, di due momenti storici piuttosto interessanti nel nostro territorio, che vanno appunto dalla fondazione di Pera fino appunto alla dominazione romana. Il tratto in rosso è appunto il periodo che riguarda la Grecia, quindi l'Imera. Quello in verde è appunto il periodo inerente appunto la dominazione cartaginese, e infine quello di color magenta riguarda proprio la dominazione romana. Non so se si riescono a... si vedono anche i numeri e le date in fondo? Comunque, sostanzialmente le date fondamentali di Mera, se possiamo ricordare, sono sostanzialmente tre. La data di fondazione è 648 a.C., dove secondo le fonti antiche sembrerebbe che a fondare in Mera sia stato, secondo appunto Diodoro Siculo, Euclide, Simon e Saturno. Poi vi è un'altra data che è il 480, data fondamentale proprio perché vi è questo scontro tra i cartaginesi e i greci di Sicilia. Primo scontro dove appunto i greci di Sicilia ebbero la meglio e sconfissero questo primo attacco da parte dei cartaginesi. Infine, la data più drammatica è il 409, anno in cui fu appunto distrutta proprio dai cartaginesi. Noi oggi ci occuperemo soltanto del 480 a.C., anno in cui, come già detto, i cartaginesi tentarono di conquistare la Sicilia e una determinata coalizione, che adesso vedremo, sconfisse appunto i cartaginesi, e in quella circostanza venne costruito appunto il Tempio della Vittoria che conosciamo con le famose teste leonine. E allora nel 480 sostanzialmente si formano due schieramenti. Generale, quindi mi aiuti anche lei, visto che è un attento osservatore di battaglie, e si formano questi due schieramenti proprio perché sia Nerone che Gelone erano interessati ad affacciarsi nel Mar Tirreno per evidenti scambi commerciali nel Tirreno. Il tiranno di Himera, Perillo, che sentiva proprio questa cappa delle due città di Agrigento e Siracusa, chiese aiuto al tiranno di Reggio, Anassilao, che tra l'altro era anche suo suocero. E Anassilao ovviamente si rese immediatamente conto che la sua armata non era nelle condizioni di poter affrontare la coalizione agrigentina e siracusana. Cosa fece? Chiese aiuto ai cartaginesi. Questa è una planimetria della città di Mera, dove abbiamo la parte in alto, questa di qua, che è la città vecchia, l'acropoli. Scusate un attimo.
E allora questa è la parte in alto, la parte diciamo della città antica, dove tra l'altro in giallo vi è l'area del Temenos, l'area dei templi, dei quattro famosi templi, e in basso troviamo proprio la città bassa, dove vi è un sviluppo urbanistico successivo. Il rettangolino in giallo, questo di qua tanto per intenderci, è appunto il tempio della vittoria. Il rettangolo, il quadrato accanto, secondo recenti studi anche da parte della sovrintendenza, curati anche dal dottore Vassallo, che abbiamo avuto anche ospite qui qualche mese fa, ha individuato tra l'altro l'area della Morà, quindi in prossimità proprio del Tempio della Vittoria. E lo scontro, quindi il campo di battaglia, avvenne proprio a sinistra tra il fiume Torto e le mura della città. A comandare l'armata cartaginese fu appunto Amilcare. La battaglia di Mera nell'Ottocento è stata rappresentata soprattutto nel periodo della rievocazione del neoclassicismo, è stata rievocata da numerosi pittori. Questa ad esempio è una incisione realizzata dal termitano Gandolfo Ferrara, che tra l'altro è custodita al Museo Civico di Termini Imerese. Quest'altra è anche un'altra incisione dal titolo proprio Gelone alla battaglia di Mera del 20 settembre del 480 a.C., realizzata nel 1888 da Giuseppe Sciuti. Qua ringrazio anche il qui presente Santo Schifano che ci ha concesso anche questa immagine. Pensate che nel 1915 il dato della Liebeck ha pubblicizzato proprio utilizzando questa immagine della nostra battaglia di Mera, ispirandosi proprio al dipinto di Sciuti. Allora, la battaglia, come abbiamo detto, del 480 fu vinta dalla coalizione agrigentina e siracusana. In cosa consisteva questo trattato? Sostanzialmente nella costruzione di due templi, uno è stato realizzato proprio nella piana di Monfornello ad Imera, e l'altro venne realizzato a Siracusa nell'attuale luogo di città, della città di Siracusa. Oltre a questo fu fatto anche un'imposta, se così possiamo dire, di 2000 talenti che i cartaginesi dovettero appunto dare per i danni avuti proprio dalla guerra. E in questo affresco di Francesco Vaccaro abbiamo il momento in cui i cartaginesi offrono una corona d'oro a Tamarete, moglie di Gelone, ed è appunto un dipinto che si trova a Siracusa. Senza entrare nel merito, comunque le fonti bibliografiche che rievocano proprio la battaglia del 480 vanno da Pindaro, Erodoto, Diodoro Sicolo, fino ad arrivare anche a Polieno. Tra le condizioni sembrerebbe che ci sia stato anche un trattato di, il cosiddetto trattato di primo trattato di umanità, nel senso che i vinti cartaginesi furono obbligati dai vincitori a non effettuare più i sacrifici umani
nei loro riti religiosi. Questo sostanzialmente lo attesta Teofrasto. La notizia infatti è riportata in uno scorio dedicato proprio alla Vindicatura di Tindaro, in cui Teofrasto afferma appunto questa già citata clausola. Allora, cosa dice questo scorio sostanzialmente? Dà per certo che Teofrasto disse che i sacrifici umani attorno appunto alla regione di Mera fossero appunto sospesi, e tutto ciò fu appunto ordinato da Gerone. Le fonti bibliografiche che attestano questo trattato d'umanità partono appunto da Teofrasto e vengono poi ripetute anche da Plutarco. Addirittura Plutarco lo evidenzia in due momenti dei suoi scritti, nel Moralia, nelle opere morali e anche nell'opera, perché la giustizia divina arriva sempre in ritardo. Senza entrare nel merito, la questione è del fatto che i Tophet sono i luoghi, i cimiteri dove sostanzialmente sono stati rinvenuti questi, diciamo, queste tombe dove vi erano conservati proprio questi bambini. La notizia dal punto di vista archeologico, in effetti, non si hanno riferimenti in tal senso, proprio perché i resti umani che sono stati rinvenuti non hanno riscontrato che questi bambini siano stati uccisi in maniera così violenta. Quindi sostanzialmente si può pensare che si tratti di una vera e propria propaganda. Però anche qui abbiamo un altro quadro interessante di Michele Panebianco, dove c'è proprio il momento in cui Gerone accorda la pace a patto di non sacrificare più vittime umane. Interessante qua è questa moneta del 480 a.C., proprio perché sono due monete molto simili. In realtà la prima a sinistra è riferita al 480 a.C., dopo Cristo, scusate, mentre quella di destra è antecedente. La differenza sta nel fatto che nella moneta troviamo anche la cosiddetta testa leonina, e quindi il chiaro riferimento alle teste leonine del Tempio della Vittoria. Qualche mese fa vi ricordo che il professore Catenacci ha ipotizzato che questo possa essere il primo simbolo della ruota della fortuna. Questa è una stella che troviamo proprio al museo, dove ci sono coniate tutta una serie di monete, dove sono catalogate proprio le monete dall'antica Mera fino alla dominazione romana. La presenza ad esempio del granchio è fortemente influenzata dalla tirannia agrigentina. Ecco qua la stella che sicuramente molti di voi avranno appunto visitato al museo di città. A proposito di ninfe, anche lo stemma della città ha la ninfa. A molti definiscono che si tratti della ninfa Imera, ma in effetti la iconografia è tipica della dea dell'abbondanza, che è appunto Cerere.
E a proposito di beni che si trovano, reperti che si trovano anche sparsi in tutta la città, voglio concludere con questo stemma che si trova all'interno del Duomo di città, quindi proprio qui di fronte, dove la dea Cerere la ritroviamo sempre in basso a destra, in alto abbiamo la Madonna, in basso a destra stesso idolo, al centro troviamo sempre la famosa capretta e non so se riuscite a intravedere, ecco qua, San Calogero inginocchiato, eccolo qua, il reliquario a urna di Santa Candida realizzato proprio nel 1716. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Roberto, grazie per quello che siete riusciti a farci oggi. Adesso passiamo alla professoressa Donatella Aiello. Se sei pronto Roberto, con me. Ecco, per la presentazione del Museo del Duomo di Termini Imperese, tra memoria e devozione. Quindi Donatella, di qualche modo. Vuoi che faccio io? Allora, ringrazio tutti intanto per essere venuti e ringrazio il dottoressa Grigio ovviamente di questa bella occasione, ringrazio soprattutto il Colletto che ha accolto il mio piccolo contributo, diciamo, al Museo del Duomo. Cercherò di essere quanto più breve, appunto, e sintetica. E, allora, come giustamente accennava il dottore Stringi, questo museo è stato fermamente voluto da Padre Anfuso. Padre Anfuso che è molto, diciamo, attento alle opere d'arte. E questo museo è stato realizzato appunto grazie ai fondi di Agenda 2000. Peraltro si trova nei locali dove prima era ubicata la canonica. Quindi poi è stata rimessa appunto al nuovo e ora i locali sono stati adibiti a un museo ed espongono, diciamo, degli oggetti sia d'argento sia parati che sono molto particolari e soprattutto preziosi davvero, anche perché ricoprono un arco temporale che va dal XVI secolo ai giorni nostri. E devo dire che tra quello che io anche vi mostrerò, quello che ho portato nell'articolo, sono, diciamo, gli oggetti anche molto molto particolari e che sarebbero persi o comunque sarebbero stati affidati all'incuria e alle intemperie del tempo se appunto non fossero stati raccolti e custoditi in questo museo. Possiamo andare avanti? Allora, devo dire che i pezzi, appunto, questo è quello che già ho detto, possiamo andare direttamente avanti. Allora, partiamo dai manufatti più antichi. Come ho detto, io ho riportato soltanto i pezzi, secondo me, più particolari. Questi sono i manufatti più antichi che sono dei reliquiari, peraltro. Due in particolare, un altro è un particolare del reliquiario di San Calogero. Allora, questi reliquiari, quello di San Calogero in particolare, è stato oggetto di attenzione da parte degli studiosi perché presenta la particolarità che potete vedere nella fotografia centrale e nel sottopoppa praticamente, ha delle foglie di cardo e quindi viene definita modalità o comunque stile madonnita perché è una cosa tipica di questa zona, quindi non si ritrova negli altri reliquiari. Così come, e questo appunto è di epoca diciamo di stile gotico catalano, appunto perché risente anche delle famiglie vicine. Mentre quello accanto appunto è dell'impero della Sacra Spina, che già è di qualche tempo posteriore. Se vogliamo andare avanti, appunto tra i reliquiari spicca questo, che è una stauroteca, come dice la stessa parola, è un reliquiario della croce, perché stauros in greco significa croce, che è reliquia che si trova all'incrocio appunto dei bracci. E dietro, in particolare riporta il dietro,
e rappresentata il velo della Veronica. Ora, questo oggetto sicuramente è, peraltro è molto raro, perché appunto le reliquie della, conserva appunto le reliquie della Vera Croce. E se andiamo avanti, appunto, possiamo vedere altri oggetti particolari, che sono il reliquiario del capello della Vergine, che è appunto un capello che dovrebbe essere custodito nella teca centrale. E accanto abbiamo un purifichino, oggetto che peraltro era portato dal sacerdote quando andava a ministrare l'Eucaristia in giro, si purificava appunto le mani proprio con questo oggetto. Peraltro non è molto frequente, appunto, molto se vogliamo andare avanti, appunto, gli argenti più preziosi sono quelli di epoca rococò. Questi qui, quello che vedete appunto è un calice ed è appunto risale all'epoca, allo stile comunque del rococò siciliano, in quanto presenta, se potete vedere alla base, delle microsculture che richiamano le sculture degli oratori del Serpotta, che sono appunto a Palermo, e quindi è una particolarità siciliana. Ma nel museo sono anche conservati oggetti del rococò francese, così come quelli appunto che sono nella nostra slide, che sono questi, che sono i pezzi più belli del museo, a mio parere. E sono uno stensorio e una pistide. Allora, lo stensorio e la pistide sono opera di un argentiere palermitano, Domenico Lavilla, e risalgono al 1757. E la particolarità, appunto, per quanto riguarda lo stensorio, la presenza dell'angelo a tutto tondo, come potete vedere, è in pieno stile rococò a spirale, perché ha un movimento appunto a spirale attorno al braccio centrale. Una particolarità di questo stensorio, oltre alla ricchezza, come potete vedere, è anche la presenza di cartigli che riportano versi del Tantum Ergo, che è una preghiera eucaristica interessante. Mentre accanto, appunto, vedete la pistide che è stata realizzata sul modello di un ornatista tedesco, si chiama Habermann, che diciamo riporta e presenta la specchiatura che è presente appunto nel braccio centrale. Questa specchiatura poi è stata ripresa qui da Domenico Lavilla. Gli oggetti peraltro sono stati, riportano la funzionatura, quindi sono datati a seconda della funzionatura che noi troviamo, riportano il nome del console, l'anno del console e l'aquila, che è il marchio di Palermo, o a volo alto o a volo basso. Poi abbiamo la testa di Cerere, poi questa dopo il 1826, e poi la sigla 800, che è presente in tutti gli oggetti in argento che voi, insomma, conoscete anche adesso. Questo è uno degli oggetti più particolari, quello che vedete, perché sembrerebbe una saliera. In realtà non è una saliera, ma è una navetta porta incenso. Lo stile è quello della saliera, perché appunto abbiamo la presenza dei due tritoni e poi le conchiglie. Ma a farci capire che si tratta di una navetta porta incenso è la presenza del monogramma di Cristo, che troviamo proprio sopra, all'estremità superiore, nonché sulla base il sacrificio di Tacco, quindi ci fa capire che non si tratta di un'opera profana, assolutamente. Possiamo andare avanti? Oltre agli argenti e ai reliquiari, sono presenti anche dei baratti sacri. I baratti sono sia ricamati, questo è un damasco, peraltro forse è uno dei più antichi, forse è dono di una famiglia nobiliare per la presenza di una corona. In realtà non è così, probabilmente è una questione di stile soltanto, perché non c'era tanta differenza tra i tessuti da tappezzeria e i tessuti da parato, appunto da parato sacro. Poi appunto ce ne sono altri, come quelli che vediamo nella prossima slide, come questo, che è un lampasso che ha trama lanciata. Allora, questo lampasso è particolare perché non è ricamato ma tessuto, e se vedete la tipologia è quella delle pelle, si dice a pizzo, perché c'è sempre un merletto, in realtà non è un merletto, è semplicemente un tessuto.
Ma ancora, andiamo avanti, questo è il pezzo più bello tra i parati perché è completamente ricamato in oro e argento filato e la tecnica di ricamo è la tecnica del point d'entrée, si dice in francese, e per chi se ne intende di ricamo, appunto pittoresco, cioè quello che fa il chiaroscuro praticamente. La cosa bella è che riproduce appunto una tecnica fiamminga, di pittura fiamminga, è quella appunto del chiaroscuro, infatti è di scuola, della scuola di Reveil, Jérôme Reveil, che è della scuola di Le Brun, che è un pittore fiamminga appunto. E questi qui sono invece un pochino più recenti e sono anch'essi ricamati in oro, filato lamine sempre d'oro, e questo è un parato completo perché c'è il tibiale, la tonacella, ma ci sono anche le altre, la pianella, altre. Quindi il parato è completo, una cappella completa, e questa è di epoca neoclassica, dovrebbe essere, anche per la presenza di una greca ai porti. Ma quello che interessa sempre tanto i visitatori è la presenza di questo tesoro dell'Immacolata, perché e i termitani lo sapranno benissimo, il tesoro è molto ricco e peraltro usciva durante la processione insieme all'Immacolata. Invece appunto successivamente è stato custodito qui e secondo me è una bellissima idea perché sennò si rischia di essere profani per uscire l'oro e l'immagine della Madonna. Allora, la statua che vedete alla vostra sinistra è la statua antica dell'Immacolata, cioè quella che usciva prima di quella dei quattro occhi, che è quella che è accanto, e vedete la rappresentazione iconografica è completamente diversa, perché quella più antica, che è del 600, guarda in alto, ha le mani giunte, ha la mezzaluna giù, sembrerebbe un'assunta in realtà l'Immacolata, appunto per la presenza della mezzaluna. Mentre quella attuale, la statua del quattro occhi, che è molto bella, del 1799, ha un guardo in basso, quindi guarda i fedeli, ha le mani al petto, è molto più, cioè molto più dolce nello sguardo. E nel tesoro, possiamo andare avanti, fanno parte questi meravigliosi orecchini che vengono messi appunto alla statua dell'Immacolata solo nel giorno dell'Immacolata, poi sono custoditi nel museo, e sono, la tipologia si dice a girandolle in francese, cioè a girandolo, a fiocco, perché c'è un fiocco centrale e tre pendenti, sono tempestati di diamanti e rubini, e sono preziosi, sono del 600, sono l'oggetto più prezioso veramente del museo. Ancora possiamo andare, vi ho portato anche queste due immagini perché sono particolari, uno è un medaglione in cui è rappresentato un sul pergamene di San Giuseppe, e invece nell'altro vedete sono degli orecchini incompleti perché la parte superiore è un orecchino, la parte inferiore dovrebbero averla i proprietari, proprio perché per manifestare appunto il legame tra il fedele e l'Immacolata, per la parte ricevuta appunto. E questi invece sono gli oggetti in legno, perché anche sono presenti oggetti in legno, e sono un repositorio, cioè dove si conserva l'Eucaristia il giorno del Giovedì Santo, e sembrerebbe, potete vederlo, sembrerebbe marmo, in realtà è finto marmo perché è in legno, completamente in legno, dello stile classico e rococò. E invece quello accanto è la statua di San Giacomo, che ha subito un restauro di recente ed è appunto del XVI secolo, dovrebbe essere del 500, come dovrebbe testimoniare peraltro il manoscritto. Dico, io ho riportato i pezzi più interessanti secondo me del museo, però vi invito a venire al museo a vederli di presenza perché sono davvero molto particolari. Grazie mille per quello che ci hai regalato. A questo proposito voglio dirvi che ho predisposto un elenco per coloro che volessero visitare il museo tramite le volontarie che si prestano a fare da Cicerone. Abbiamo predisposto un elenco, se volete scrivervi e mettete nel cellulare, poi stabiliremo la giornata e sarete informati e avvisati per tempo. E adesso è arrivato il momento di passare la parola
al dottor Porretto, al dottor Agostino Porretto. Devo solo aggiungere una piccola cosa, che la rivista di cui oggi presentiamo l'ultimo numero è il fiore all'occhiello dell'OPTM, significa l'Osservatorio della Politica Turistica Mediterranea, ed è un'associazione che si occupa nei campi della ricerca, dell'editoria, della formazione, con l'obiettivo di favorire l'interscambio di esperienze tra le realtà sociali, culturali ed economiche del Mezzogiorno d'Italia e l'area del Mediterraneo. Questa benedetta area del Mediterraneo che si presenta sempre, dottor Porretto, è l'argomento centrale. Va bene, passo subito la parola al dottor Porretto. Grazie per l'attenzione. Innanzitutto, grazie a tutti i presenti per la pazienza che avete e che dimostrate di essere rassegnati. Forse come noi siciliani, una delle caratteristiche della nostra cultura è la rassegnazione. Poi vi spiego il perché. E innanzitutto è necessario, con tutti gli incontri, di ringraziare le persone che sono qui, Regina Margherita al primo posto, e per il tempo stesso, il suo presidente, Giovanni Stringi, che ho il piacere di conoscere oggi, ma che immediatamente si è creato un film molto particolare e che avrà delle conseguenze per il futuro di una collaborazione più intensa e più fattiva dell'interesse non personale, ma dell'interesse di questa tenda, che è un triangolo famoso. È chiaro, non posso non ringraziare non so se chiamarti amico, fratello, cugino, qualche cosa di questo tipo, dottor Amadeo, che ho conosciuto occasionalmente qualche decennio fa in un convegno che organizzò il Lions a Selinunte, di cui io immotivatamente e in modo forse incosciente parlai per circa un'ora, perché me ne sono reso conto dopo, ma c'erano diverse persone, una cosa impressionante. Ricordo questa sala piena e questa conversazione che è tomare proprio lì. Fatta questa doverosa ringraziamento a tutti, anche alla dottoressa Lazzaro, presidente dell'associazione, credo, per il diritto della salvezza, eccetera, e inoltre i due relatori che vi hanno sostenuti in questa occasione, mostrando non solo competenza di tipo professionale, ma essenzialmente di tipo volontario, cioè nel senso che questo è volontariato pubblico, per essere molto chiari, in due settori di estrema importanza per la nostra società, perché l'archeologia, la storia, rappresenta la Chiesa da dove veniamo. Mi piace che dico Chiesa, perché tutto ciò che rappresenta la cultura, la civiltà di un popolo o di dei popoli, e rappresenta proprio il mondo di grande religiosità. La dottoressa Antonella poi ha una grande capacità di descrivere gli oggetti così preziosi che formano oggi uno dei settori più importanti del turismo religioso nel nostro paese, che va assumendo sempre più maggiore importanza nel tempo. Tant'è che la stessa Comunità Europea, tanto per essere un po' attuali, ha incentivato tutte le regioni d'Italia a costruire itinerari religiosi. Quindi questo è uno degli argomenti più importanti che a noi ci piace comunicare. Volevo dirvi, o voglio ancora citarvi, una qualche cosa che nasce nel 2004, quando nasce la rivista, oltre alla fondazione del dottor Gianni Stringi, ci sono altre motivazioni più profonde, di carattere anche passionale personale, in quanto in quel periodo noi avevamo un momento storico di grande apertura verso il meridione d'Italia e verso il Mediterraneo. Già si pensava che nel 2010 dovesse crearsi la zona di libero scambio, cioè il Nord si affacciava a collaborare col Sud, Sud significa Africa. Questo è stato poi tradito dall'Unione Europea, con conseguenze, se devo dire, nefaste per tutto l'intero meridione europeo.
Voi considerate, se oggi si parla di problemi europei, quale quello italiano, greco, spagnolo, portoghese, deriva da questo tradimento alla politica originaria, che era quella nord-sud dell'Europa. Mentre sapete tutti che l'Europa ha spostato l'attenzione verso est, creando la unificazione della Germania, con grandi costi sopportati da noi meridionali, in quanto è dall'Italia in modo particolare, specie quando si realizzò il cambio cosiddetto relativo alla nascita dell'euro, e i tassi di cambio furono disastrosi per noi italiani e oggi debattiamo ancora di questo. E quindi poniamo in quella occasione un headline che è scritto nell'ultima pagina del numero 1 della rivista, e dice questo: in Sicilia abbiamo qualcosa che il mondo ci invidia, la Sicilia. Quindi è una tautologia espressiva che dà il senso dell'importanza di questa terra. Aggiungo sempre, per necessità storica e per riflessione filosofica, un detto di Schacher, uno dei nostri più grandi uomini che la Sicilia ha prodotto negli ultimi cent'anni. E di Schacher dice questo: la Sicilia è irredimibile, ma che comunque bisogna continuare a lottare, a pensare ed agire come se non lo fosse. In questo agire è come se c'è un margine di speranza e di riscatto, speranza contro ogni logica speranza. Vedete, in questa espressione di Schacher c'è una tragedia siciliana. Avere questa immensa ricchezza, che tutto ciò che il mondo ci invidia, e poi classificare questa trasformazione della Sicilia come un fatto incredibile, quindi non si può cambiare, però esiste una speranza che è contro la logica della speranza, quindi è veramente tutta una tragedia filosofica di un scrittore, di un figlio della Sicilia, che io considero uno dei più grandi uomini del mondo. Fatta questa, diciamo, doverosa considerazione, ritengo necessario addivenire ad una breve, perché non potrebbe essere molto lungo, ad una breve considerazione. Oggi la rivista Sicilia di Tesoro compie 10 anni, e sono passati in fretta, molto in fretta. Poco fa è stato rappresentato questo strumento bellissimo che ho chiesto a Gianni, di farmi avere, perché lo voglio mostrare in tutti i modi in cui andrò a presentare la rivista, perché è un fatto storico di rilevanza importantissima e che rappresenta proprio uno dei tesori che la Sicilia sua terra. Ecco perché l'abbiamo chiamato Sicilia di Sorte. Beh, oggi questo tipo di ritrovamento, che è stato descritto nella sua cronaca, cioè dal fatto storico di quando si è verificato, voi dovreste avere, io cercherò di fare una produzione nuova del primo numero, in cui c'è questo articolo scritto dal professore Tusa, Bastiano Tusa, che è uno dei maggiori archeologi sul papi del mondo, non della Sicilia o della provincia di Palermo. Parliamo di scienziati della ricerca sul sott'acqua. Quando Sebastiano Tusa, preso da questo avvenimento del ritrovamento, era entusiasta, io ricordo, gli disse: Sebastiano, deve scrivere un articolo per la rivista. Era lui disponibilissimo, gli ho detto: però guarda, devi fare una modificazione al tuo momento culturale, devi far parlare il satiro, non devi descrivere il satiro, è il satiro che parla di se stesso. Beh, è venuto fuori un articolo di una meraviglia, perché voi sentite parlare questa statua come se fosse un essere vivente e descrive tutte le sue tragedie, tutte le sue passioni e tutte le sue gioie, da quando l'autore per sé lo forma, quindi questa gioia di essere creato dal più grande scultore dell'epoca, in cui già l'età era avanzatissima per sé, e forse l'ultima sua composizione dal punto di vista artistico, crea
questa opera che veramente a guardarla vengono in vita. Io mi emoziono quando, perché si vedono questi capelli che sembrano fluttuare proprio, e quasi questa plasticità della statua è veramente di grandissimo valore artistico, specie in considerazione di ciò che rappresentava l'arte in quel momento. E quindi io dico, questa descrizione che fa Sebastiano Tuzza non solo è degna dei più grandi conoscitori dell'arte archeologica, ma è un momento di alta poesia in cui quest'opera si anima e descrive se stesso in numeri di oggi, perché a un certo punto, quando viene pescato, parla di chi, della gente che lo circonda, stranamente vestita, con dei mantelloni praticamente a tubo, con delle copi capo stranissimi, quindi parla un uomo del 400 avanti Cristo con i uomini di oggi, quindi qualche cosa veramente di grande interesse, e poi descrive anche il momento in cui questa statua viene restaurata, questa attenzione, questa accortezza di tutte le persone che ci giravano intorno, è come se lui vivesse queste carenze, queste azioni. Io devo dirvi, meglio da è veramente un concetto grandioso, e vi dà a tutti, a me lo dà in modo particolare, a tutti il senso e lo scopo dell'artista. L'artista ha questo scopo di descrivere e rilanciare in tutti noi prima e poi negli altri l'affettuosità, la passione e il perché di questa vita. Quindi questo per me rappresenta una delle motivazioni più grandi. Poi ricordo che una delle motivazioni per cui nasce questa rivista è perché questa Sicilia, che tutti ci invidiano, possiede degli elementi unici. Noi abbiamo una luce che è diversa. Qua c'è un signore, un fotografo, che esprime concretamente la luce siciliana, qualche cosa di eccezionale. Qua c'è un mio grandissimo amico che è un grande fotografo, che non c'è già niente con la fotografia, ma è un grande fotografo, dottor Imburgia, che collabora con me nella mia rivista, che per passione, per fotografo, ma fa delle fotografie, che parlano, o forse gridano, secondo l'oggetto della situazione. E quindi, diciamo, la luce è uno degli elementi fondamentali di questa terra. Poi il paesaggio è veramente, guardate, che uno dei pochi elementi che concorrono a renderci unici al mondo. Noi andiamo da le montagne meravigliose che abbiamo, non ce ne accorgiamo molto spesso, abbiamo un mare che di colore e di profumi sono inevitabili, questo lo dico anche con l'esperienza di aver girato il mondo, e quindi poi ritorno in Sicilia e dico, ma non c'è nulla da affrontare. E poi l'altro aspetto fondamentale è quello dell'ospitalità. Sull'ospitalità io ricordo che intrattenni molto in questo convegno, qui dimostravo che l'ospitalità per un siciliano è un fatto naturale, però un fatto naturale molto strano. Noi non siamo ospitati come lo sono i francesi o come lo sono quelli del nord o come sono quelli della terra. Quelli sono ospitali per mestiere, noi siamo ospitali per passione, perché crediamo nell'ospitalità. Questo però è un elemento negativo, perché non ci consente di diventare professionisti dell'ospitalità. E quindi questa è la verità che limita il nostro sviluppo. Noi no, se non cambiamo questo momento, dobbiamo essere un poco, devo dire, falsi, come si suol dire in termini francesi, dobbiamo essere un po' falsi e dire ciò che non sentiamo, però per necessità di vita, non è per un fatto puramente negativo, è perché purtroppo lo sviluppo del turismo, lo dice uno che ne ha vissuto per 20 anni, questo settore ha bisogno di questa realtà, di questa accoglienza formale, perfetta, eccetera, eccetera, ma che deve dare il risultato di convincere l'ospite di essere stato accolto e coccolato. Questo è il progetto. Intrattenendo ancora sul paesaggio, lo vedrete voi se avete il piacere di acquistare la rivista o di trovarla anche in un'altra occasione, eccetera eccetera. Noi stiamo facendo una riedizione di numeri perché la Sicilia, la rivista non ha tempo,
la prima rivista del 2004 è come se l'avessimo scritta oggi, con immagini favolose, con una descrizione eccezionale, eccetera. Mi dicono per adatte non si. O oggi, o fra cent'anni, o fra mille anni, è sempre un per adatte. E quindi non voglio dire che sono per adatte, ma comunque sono frutto dell'arte che i professionisti hanno messo, il creato hanno messo in questo caso. Quindi diciamo, parlare del paesaggio siciliano non è quello di descrivere un canto, è quello di vedere la varietà. La varietà del nostro paesaggio. Noi andiamo caratterizzato questa terra da che cosa? Innanzitutto dall'albero simbolo, che io considero uno degli alberi simboli, che è l'albero dell'ulivo, no? Poi abbiamo la vite, che secondo me è un altro elemento di allegria, ecco, di grande gioiosità, e che è presente in quasi tutta la Sicilia. Poi quella del mandorlo, il mandorlo è qualcosa di eccezionale, noi l'abbiamo trascurato un poco. Ma guardate che il mandorlo ha rappresentato per i greci, che l'hanno portato, e per noi un elemento di grande grandezza. E poi l'espressione, diciamo, più siciliana è quella dell'agrume. Noi, sia le arance che il limone, è un simbolo. Abbiamo avuto un periodo storico in cui questi prodotti rappresentavano la Sicilia del mondo, non si discute su questo. Non tanto il vino, non tanto l'olio, ma tanto le punte siciliane. L'hideline di tutta la manifestazione di arance, eccetera, è quello appunto di Sicilia. Viene usato da tutti, anche dalla Parmalat, molto impropriamente, dicendo in termini regionali. Quindi diciamo, questi tipi di natura, questa natura, è talmente forte che di per sé rappresenta un tesoro. Ecco perché noi ne parliamo dei nostri istinti, ecco perché noi lo rappresentiamo nelle immagini, in aggiunta un altro elemento fondamentale, che non ce ne accorgiamo, perché il Padre Eterno ci ha dato tanto, che ogni tanto riflettiamo e poi diciamo il vero, il grano. Il grano è l'elemento di fondo della nostra cultura estensiva, cosiddetta, no? Se voi considerate che tutti i tipi di grano del mondo sono coltivati in Sicilia, noi abbiamo 48 tipi di grano che vengono coltivati in questa terra. Il grano duro, per singolo siciliano, ma è frutto di che cosa questa diversità? È frutto di ciò che accade anche oggi. Noi oggi ci lamentiamo per un fenomeno sociale, antropologico, universale, che è l'immigrazione. Ma la Sicilia è stata sempre una terra di immigrazione. Noi parliamo dei Fenici, parliamo dei Romani, parliamo dei Cartaginesi, parliamo dei Francesi, parliamo degli Spagnoli, parliamo degli Inglesi, dei Normanni, e chi più ne ha più ne metta, parliamo degli Arabi. Non dimentichiamo la cultura araba, che è una delle più grandi culture mai esistite al mondo. Sono quelli che iniziarono la numerazione, che è la scienza dell'uomo. Queste sono le grandi. Non parliamo dei greci, perché i greci, parlo con esperti, hanno fornito alla Sicilia quell'elemento culturale classico, neoclassico, per dirsi volte, che si purtroppo va perdendo importanza nel mondo moderno, ma che invece ci accorgeremo, e ci accorgiamo già da ora, che rappresenta l'elemento di riferimento di una crescita civile. Senza la cultura classica non avviene da nessuna parte. Questo, signore, per me è una convinzione assoluta. Certo è chiaro che il mondo moderno ha bisogno di dinamismo, ha bisogno di fare risultato, come si suol dire in termini economici. Qua c'è un rappresentante di un'impresa più grande d'Italia, che io la considero forse la fortuna, ma anche la sfortuna del nostro paese, che è l'amico Quattrotti, che ringrazio della sua presenza, e che è stato ed è uno dei drammi di Terni Grezza, tanto per dirle immediatamente, no? E pur l'ha fatto, per me rappresenta il sito, io lo conosco da ragazzino, non è che ci conosciamo da oggi. Però ho sempre pensato alla sua serietà, alla sua competenza e alla sua voglia di risolvere il problema. Quindi diciamo che in questi termini
parlare di questa perla diventa sempre più complicato, diventa sempre più complesso. Però per risolvere queste cose non deve venire nessuno. Convinciamoci che un popolo si sviluppa, diceva un mio grande professore di economia, quando lo stesso decide di svilupparsi, non perché viene il signor Agnelli o perché viene il signor von Braun di un altro paese a investire nella nostra vita. Siamo noi che dobbiamo determinare le condizioni ideali per la crescita e lo sviluppo del nostro paese. È chiaro che oggi il dramma si trova in un momento di fronte, come succede sempre nella vita, uno sviluppo industriale o uno sviluppo del terziario. Questa mi sembra la barzelletta del giorno. Cioè, quando si parla di questi dualismi, io dico, non abbiamo capito niente. Il concetto fondamentale è lo sviluppo oggi della era moderna è rappresentato da attività industriali cosiddette soft, che non hanno nulla a che vedere con lo sviluppo industriale degli anni passati, che hanno creato quei disastri che tutti sappiamo, non solo Termini Venezia, ma non solo Genova, non solo Siracusa, Augusta, Milazzo, eccetera, eccetera, ma adesso lo sviluppo industriale, siccome è uno sviluppo cosiddetto ecocompatibile, rappresenta la fortuna e il successo del domani. E il lavoro è il tema fondamentale. E allora lì, se la Sicilia è il giardino d'Europa, tra virgolette, dobbiamo farlo diventare il giardino d'Europa con le attività industriali e terziarie per mantenere un'offerta turistica che sia di altissima qualità, che sia di altissimo soddisfacimento per gli utilizzatori. Questi sono i due elementi che un settore turistico moderno deve. Non vi sto a parlare di tutta una serie di argomentazioni che avevo così appuntato, ma ritengo invece soffermarmi su un'azione programmatica che l'OPTM vuole fare. E a questo l'OPTM, insieme a tutto il gruppo direttivo che abbiamo realizzato, mira non solo a continuare in questo tipo di attività di descrivere i tesori siciliani, ma nello stesso tempo, anzi principalmente, desidera coinvolgere la gente del territorio. Noi non siamo una redazione chiusa, siamo una redazione aperta, accettiamo chiunque vuole partecipare alla redazione della rivista, quindi, come diceva Antonino poco fa, aspettiamo da tutti voi degli scritti, degli elaborati, fermo restando un principio fondamentale. Noi parliamo della Sicilia, non parliamo di fatti personali, non vogliamo criticare nessuno, o se critichiamo qualcuno lo critichiamo perché è contro gli interessi della Sicilia. Non abbiamo interessi di carattere di gruppo né di carattere personale, ormai siamo usciti dalla scena del lavoro io da tanto tempo e quindi non ho più necessità né di fare carriera né di altro, ma quello che mi interessa è cercare di creare in tutti voi, in tutti coloro che ci leggono, che ci ascoltano, che ci seguono, quell'interesse, quella passione che deve formare oggetto di collaborazione. Questo è, diciamo, l'elemento fondamentale che io, con queste conferenze che vado facendo in vari paesi, tenterò di divulgare e di creare. Ora andremo insieme al professore in Burgia a presentare la rivista mercoledì prossimo, mercoledì 18. Castronovo di Sicilia, dove abbiamo fatto un servizio veramente meritevole e che continuerà. Ci sono altri articoli bellissimi, io non li voglio descrivere tutti perché vi perderei anche il gusto di chi vuole leggere la rivista, e anche i servizi sia di Roberto che di Antonello Donatella vanno riletti, non basta ascoltare, perché nella rappresentazione scritta c'è qualche cosa che poi stimola la fantasia, e la fantasia non si comunica soltanto con la. Un altro elemento che dovete attenzionare nella rivista è un altro. Noi comunichiamo sentimenti, passione e amore, e lo facciamo essenzialmente con le immagini,
Diceva un grande filosofo, l'immagine ti rimane della mente e del cuore. Questi sono gli elementi che... E allora qualcuno diceva, troppe immagini. No, tu la lettura la dimentichi più facilmente. Un'immagine che rimane scolpita. E quindi noi, ecco perché pensiamo di coinvolgere sempre più gente. Ci piace scoprire quelle soglie che sembrano banali, no? Ognuno di noi che vive in un territorio, ciò che vede ogni giorno, gli sembra un fatto banale, mentre poi di fatto è una unicità, cioè qualche cosa che gli altri, le altre popolazioni, le altre genti non conoscono e non vedranno forse mai. Io vado scoprendo di giorno in giorno camminando per questa terra, per questa Sicilia, ad esempio i pulini d'acqua, che sono qualche cosa di non solo ingegnoso dal punto di vista tecnico, industriale o artigianale, ma sono qualche cosa di elevata cultura. Ti comunica il senso dell'amore e della necessità verso la tua terra e verso ciò che la terra ti dà. Quindi è un concetto veramente di alta filosofia moderna, di alto modo di pensare il domani. Il consumo fino a se stesso non funziona. Noi oggi piangiamo come situazione economico-sociale, non solo italiana, ma all'intero Occidente, un attaccamento eccessivo alla produzione del profitto. Questo è un elemento che va visitato. Tutto va fatto in relazione a un risultato. E il risultato è quello della crescita civile e morale di un popolo. Oggi abbiamo un esempio grandioso che ci ha preso a tutti di sorpresa, no? Papa Francesco oggi rappresenta uno dei comunicatori più grandi che abbiamo nel mondo. Ma perché? Perché esprime una grande realtà del mondo, la sua semplicità. Soggetto, predicato e complemento. Questa era la costruzione della frase italiana, è questa. È inutile che mettiamo frasi accidentali o cose tutte cosiddette un poco stranamente, chiamando l'architettura come una struttura barocca, no? Il barocco è bello finché non va al di là dell'esagerazione. L'esagerazione è il superfluo, ciò che non ci interessa. Mentre il barocco ha un suo significato, quando esprime un mondo d'arte, allora il mondo d'arte è importante. Volevo finire con una considerazione fattuale e poi con una conclusione. Questo nostro tesoro, questa nostra Sicilia unica, come abbiamo detto in precedenza, altro non è che il frutto di sinergie e culture e diciamo e apporti di tutte le civiltà che sono venute in questa terra. Se si parlava poco fa di opere d'arte, argenterie, cose eccetera eccetera, ma frutto di che cosa? Frutto dell'opera umana che ha trovato acquisizioni culturali da altri popoli. Noi parliamo di francese, parliamo di islamici, parliamo di anglosassoni, parliamo di bizantini, cioè tutto ciò che è in Sicilia è frutto di questa commistione, una commistione eccezionale. Guardate che la Sicilia ha un solo difetto, quello di avere trovato l'equilibrio in tutte le aree. Cioè quando si parla di barocco siciliano, lo dicevo poco fa a Donatello, quando si parla di barocco siciliano si parla di un barocco diverso da tutti gli altri barocchi del mondo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quest'arte ha trovato in noi siciliani, attraverso le sue varie combinazioni, un equilibrio fatale, un equilibrio proprio dal senso della grandezza di quell'opera d'arte. Allora quindi diciamo che noi siciliani possiamo considerarci la sintesi di un fatto culturale, con una logica diversa oggi. Non possiamo più parlare di Mediterraneo. Poco fa tu hai citato questo termine, ormai obsoleto, se consentite non lo dico. Il termine Mediterraneo obsoleto perché ormai è stato superato dalla storia. Il termine Mediterraneo aveva un senso quando si parlava di civiltà greca, di civiltà araba, di civiltà romana, di civiltà neolatina.
Oggi la civiltà è globale, come viene definita comunemente, è l'elemento di grande riferimento per noi, per restare in gioco in questa kermesse internazionale che rappresenterà l'uomo negli anni 2000 e più, è quello di puntare, l'Europa deve puntare all'Africa. Da dove noi siamo venuti, non dimentichiamo, l'uomo origina nella parte centro-nordafricana e poi si avvia verso questa. Noi siamo convinti che lo sviluppo è al nord, non è così. Lo sviluppo del nord per noi siciliani significa marginalità, e marginalità significa impossibilità ad uno sviluppo reale e duraturo. Se noi diventiamo il progetto, la scuola di formazione della classe dirigente euroafricana, allora abbiamo un ruolo. Se perdiamo questo tipo di ruolo, non abbiamo nulla da dire né a noi stessi né alla storia. Mi piace immaginare la Sicilia come l'università, nel senso nobile del termine, di tutti i popoli euroafricani che desiderano formare la loro classe dirigente. Questo è il grande modello e l'obiettivo che ci dobbiamo porre. La classe politica siciliana, che in questo momento non vedo su né italiana né siciliana, lo dico con grande tristezza, è quella di andare a creare un nuovo modo di pensare la politica, non come interesse di gruppo, interesse di economico, ma come interesse della civiltà, dello sviluppo dell'uomo, liberandolo dal bisogno. Né creare facile entusiasmo o falsificazione della storia. Questo è, diciamo, una delle considerazioni che va fatto e dobbiamo tenere presente. Ritengo che noi siciliani siamo in grado di farlo. Ma siamo in grado di farlo non per autovantarci o per diciamo considerarci migliori del mondo. Sciascia dice anche questo, delle caratteristiche del siciliano, che lui si sente migliore del mondo. E quello che so fare io non lo so fare nessuno, ma che stai facendo è tutto sbagliato. Cioè abbiamo uno spirito di autocritica e di autocelebrazione impressionante, questa è la verità. Però abbiamo una grande intelligenza: quando usciamo da questa terra diventiamo sempre qualcuno, allora un motivo ci deve essere. Perché non realizzarle da noi queste cose? Questo è quello che io cerco di divulgare ai giovani, perché sono loro che hanno proprio quest'onere di sposare il meglio di ciò che noi abbiamo creato, anche se è negativo, perché il negativo serve per non commettere più errori. Questo è un grande patrimonio che dobbiamo trasmettere a tutti, nella scuola e nella vita. E poi, chiusa questa mia assertazione di tipo personale, non politica, perché la mia non è politica, è filosofia della terra siciliana. Vi comunico, che nel mese di ottobre organizzeremo, spero all'assemblea regionale, alla Sala Gialla oppure allo Stelic, ora siamo in contrattazione per avere la location, la manifestazione dei 10 anni della rivista. E in quell'occasione, già sin da ora, siete tutti invitati. Sarà un grande momento di gioia nel vedervi e di interesse che voi mostrerete non soltanto verso la rivista Sicilia del Tesoro, ma verso noi stessi. Noi dobbiamo promozionare noi stessi per costruire quel grande paese che tutti sogniamo di fare e che purtroppo l'egoismo e l'invidia dice sempre scelto. Non consente di costruire. Vi ringrazio dell'attenzione e della pazienza dimostrata. Allora, vi devo dire che il dottor Porretto mi ha emozionato personalmente, ma credo di vedere anche una certa emozione anche tra di voi, perché l'attenzione che avete posto è un'attenzione proprio dovuta al fatto che gli argomenti sono stati importanti, interessanti, sotto tutti i punti di vista. Credo che non abbia escluso nessun argomento il dottor Porretto, perché ha parlato tutto sommato di storia, di archeologia,
ha parlato di enogastronomia, ha parlato un po' di tutto, di finanza, ha parlato un po' di tutto. Io lo ringrazio fortemente, per me oggi è un onore conoscerlo, spero di essere ancora disponibile, mi auguro che questo sia solo la prima tappa di un percorso. E mi auguro veramente di ritrovarci ancora in qualche altra occasione, caro dottor Polverazzi. Sono felice di averla stasera e penso che lo stesso sentimento sia da parte di tutti i presenti. Ti aspetto sempre la collaborazione concreta e la rivista di ciascuno di voi. Grazie. Senza limitazioni. Allora, la rivista, ce ne sono alcune copie qui, se volete approfittarne per comprarla, è qui disponibile. Vera e propria, abbiamo ridotto il prezzo da 20 euro, ma il prezzo di copertina a 15, proprio per dimostrare un segno di promozione della rivista stessa. Specifico, guardate che il costo di produzione della rivista è molto superiore a 20 euro, va bene, per essere rotta, c'è qualcuno che mi ascolta e abbassa la testa perché sa i sacrifici che facciamo tutti per portarla a noi. Grazie di voi. Grazie ancora. Io però a questo punto ho preparato un piccolo dono per tutti gli autori, tutti coloro che si sono prestati per la riuscita di questa serata. In particolare, quindi, se Nino mi passa una busta, desidero ringraziare il dottor Properto, gli faccio dono di una targa, circa una grida, se vuole aprire un attimino, perché come sottofondo abbiamo messo la Sicilia, quindi meglio di così non potevamo rappresentarla. Anche perché oggigiorno parlare di busta è molto pericoloso. Molto, molto. Questa è una bustina, comunque, non è proprio. Spero che sia il suo gradimento, dottor Corretto. Le farò avere anche il CD, che abbiamo realizzato, perché mi ha detto che vuole presentarlo in più occasioni, e per me perché l'idea è nata così, abbiamo analizzato una cosa di piacere. È interessante. Grazie. Da un aspetto storico di estrema importanza per la Sicilia e quindi di quella comunione, perché fra l'altro il satiro danzante è in Sicilia perché è trovato dai siciliani, per l'espressione della civiltà del mondo passato. E quindi anche noi facciamo parte di questo, di quel mondo ellenistico classico. E allora un attimo, Roberto, scusa, se mi passo una proposta, intanto Antonatella, faccio lo stesso dono, grazie Antonatella per quello che hai fatto, a dottor Roberto Tedesco. Ettore, se ti avvicini un attimo, c'è anche un pensiero per te, c'è anche quello per Giussi, non avevo più buono. Credo di non dimenticare più nessuno. Un ringrazio di cuore, guarda, sarà appeso nelle sale del Circolo Margherita per l'attività che abbiamo sempre svolto in questo anno e mezzo di presidenza, insieme alla mia deputazione, che ringrazio comunque sempre per l'aiuto che mi ha dato e sostenuto, devo dire, in tutte le occasioni. Come ripeto, spero di avere ancora il tempo per dare la possibilità al Circolo ancora di aprirsi all'esterno. Vi ringrazio tutti, grazie. Yeah.